Questo Saturn di Lealdo di Guspini, provincia può essere, nuova provincia della Sardegna dovrebbe essere. E mi riferisce nelle mail che non va in banda, sulle frequenze estreme, tipo A e B oppure D è scarso sia di potenza che di modulazione. Allora, adesso siamo sul 22 classico e abbiamo sono 15 watt. Ola, come modulazione è un po' scarso, però diciamo che la potenza va bene così. Vediamo sulle bande estreme. Qui è un po' più. Ola, non c'è nemmeno la modulazione. Ola, è scarso qui. Andiamo sull'altra banda. Ola, niente, modulazione zero. Andiamo il mic gain al massimo. Ola, niente. Adesso lo apriamo e vediamo che c'è. C'è da fare. Ed ecco la radio aperta, mi sta creando problemi. Se faccio l'allineamento della catena di bobine variabile qui che riguarda la parte del trasmettitore e lo faccio funzionare sulle bande alte, cioè sulla D e sulla E, lo perdo da quelle basse, sulla A e sulla B. Se faccio la regolazione sulla A e sulla B e un po' su quella centrale, lo perdo sulle bande alte. E sto facendo diverse prove, ma non va. Cioè, se riesco a centrarlo sulla banda centrale mi dai 15 watt con qualche picco di modulazione. Sull'estremità sotto e sopra non va. Adesso vediamo di perdere un altro poco di tempo. Se riesco è bene, se no glielo restituisco, perché oltre alla regolazione non saprei cosa fare. Adesso vediamo un po'. E niente, non riesco a fare la cordatura, ma non so se questa bobina variabile qua ha poca escursione e quindi se l'aggancio da una parte lo perdo dall'altra e viceversa. Oggi sono stato fuori sede e quindi passando per un negozio di elettronica ho comprato due integrati perché io ce li avevo, però ho girato qui nel laboratorio e non sono riuscito a trovarli. Li ho comprati e adesso sostituisco come ultima spiaggia. Non mi resta che sostituire l'integrato mixer qua SO42P per vedere se dipende da quello, se no poi mi sono già sentito col proprietario, lo centro sulla frequenza che lui usa maggiormente lì a casa e lo lascio così. Purtroppo mi devo arrendere anche di fronte a questi eventi che non si possono, fenomeni che non si possono, razionalmente non si possono nemmeno spiegare, eccolo qua. Non è Siemens, ma dovrebbe andare bene comunque. Anche lo cambio, anche se sono convinto che il difetto non dipende da questo. Comunque, facciamo ogni tentativo e andiamo per esclusione. Niente, non va, l'ho cambiato ma non va. Ora non mi resta l'ultima prova da fare. Visto che questa bobina variabile è dello stesso calore e alla stessa sigla, voglio invertirle per vedere se riesco a togliere senza rovinarle. Speriamo di no.
Voglio invertirla per vedere se l'escursione di questa bobina proprio che non va oltre quella spaziatura. Niente, non sono uguali, hanno sigle diverse, anche se il colore di sopra è identico. Ora faccio un tentativo. O la va o la spacca. Ho tolto il condensatore interno. Come di solito si fa con il VCO dell'Alana 48 per vedere se l'escursione si allarga e le rimetto come erano. E niente, togliendo il condensatore dalla bobina variabile la cosa è andata a peggiorare invece di migliorare. Quindi adesso l'ho rimontata e ho messo un condensatore da 6,2 picofarad. E quindi su quella banda centrale adesso funziona. Ora ho fatto altre prove perché non mi sono arreso. Sono 2 giorni che sto vicino a questa radio e man mano che adesso faccio il lavoro qui vicino vi faccio vedere in che modo ho risolto parzialmente perché non va proprio come doveva andare. Adesso ho fatto le prove, però adesso voglio sistemare meglio la situazione qua. Allora, vediamo se riesco a spiegare quello che ho fatto, perché è un po' complicato. Quando ho messo questo condensatore in sostituzione di quello che c'era all'interno della bobina variabile, ho accordato la bobina sulle bande D e E. Naturalmente sulle bande C, B e A non c'era potenza, era pochissima e quindi non veniva nemmeno modulata. Quindi cosa ho fatto? Ho cercato i punti in cui quando faccio la commutazione su A, B e C c'è tensione. Con questi due diodi l'ho messo in un'unica via e con questo cavetto, servendomi di questa resistenza da 6,8 kΩ, ho polarizzato l'anodo del diodo, questo qua, 1N4148, il quale da parte sua mette in parallelo quest'altro condensatore, questo qua, questo condensatore che pure questo è da 6,2 picofarad. E di conseguenza accorda la bobina variabile che c'è sotto anche sulle bande A, B e C. Adesso lo proviamo. Che faticaccia. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto qualche risultato. Allora proviamo prima la banda centrale, la C, quella che le cui tarature sono state fatte per avere maggiore prestazione sia come portante, come potenza, sia come modulazione. Le altre hanno qualche punto in meno rispetto a questa qua, però di più non ho potuto ottenere. Nonostante la regolazione delle bobine variabili siano state fatte in modo accurato e minuzioso. Allora, qui sulla banda centrale abbiamo 15 watt, hola! La modulazione è buonissima. Andiamo sull'altra scala. Hola! Tocca 35 watt di picco. Allora andiamo sulle altre bande. Allora, la D, però devo tornare come prima, se no no. Hola, anche questa è buona. Andiamo sulla E. Possiamo accontentarci. Torniamo indietro. Sulla B. Questa è buonissima. Andiamo sulla A. L'estremità. Hola. Questa come modulazione è un po' scarsa, però
la radio, un altro apparato simile sotto qua, accesso alla stessa frequenza, quindi la modulazione, anche se i picchi non si vedono, è buona. E questo è tutto. Adesso possiamo provare la banda laterale pure. E va pure a sbattere a fondo scala. Proviamo l'altra. Ola! E va pure benissimo. Quindi non resta che chiuderlo e contattare il proprietario per dirgli che in qualche modo è stato sistemato. Vi ringrazio per aver visto questo video anche. Mi ha fatto un po' tribolare, però alla fine in qualche modo abbiamo ottenuto i risultati. Grazie ancora e buona giornata.